diciamo che Cuneo parla da solo come piazza, non c'era bisogno di tanto per spingermi a venire qua. È sempre stata una piazza molto importante, ambita, e sono contento di aver scelto il Cuneo per quest'anno calcistico. Che cosa ti convince da un punto di vista tecnico di questo progetto? Sicuramente il Cuneo sta dando continuità già da 2 anni, e quindi l'anno scorso ha perso proprio contro di noi il campionato per 3 punti alla fine, in questa lotta fino all'ultima giornata, e quindi diciamo che la squadra c'è già e io spero di essere un valore aggiunto per aumentare il livello della squadra. Ecco, il fatto che tu hai vissuto da protagonista questo duello, vincendo proprio contro il Cuneo, insomma, ti aspetti l'anno prossimo? Cosa ti aspetti l'anno prossimo? Il Cuneo, secondo te, che ruolo può recitare? Perché, insomma, è complicato ogni anno, ripeto, se ci saranno altre squadre, forti, insomma, cosa ti aspetti? Ma sicuramente l'anno che verrà sarà molto più complicato secondo me di quello precedente, perché ci sono tante squadre come Fossano, e Valenzana, Acqui, tutte squadre Centallo, tutte squadre molto attrezzate, quindi sarà dura secondo me lottare per i primi posti, ma penso che qualcuno abbia tutte le carte in regola per poterlo fare.